Ragazzi, oggi dirò la classica frase dello youtuber scemo: questo video non lo volevo fare, però sono costretto a farlo dal fatto che c'è il derby. E il derby è una partita che da un lato vorresti giocare, ma dall'altro non vorresti giocarlo mai. È la partita, ragazzi, che se la vinci vorresti che si potesse giocare tutti i giorni, che di poter provare questa gioia tutti i giorni. Ma se lo perdi è quello che vorresti veramente sotterrarti vivo. Oggi, ragazzi, diciamo che ho deciso di combattere un pochino questa tensione con la birretta tattica, con la mia Knusa. Per te che da sempre sei un passo avanti. E ragazzi, sono piuttosto preoccupato. Sì. Auto, sempre un passo avanti. Fai un preventivo per ottenere uno sconto. Inutile nascondersi a caso, a di qui, di là. Sono preoccupato. Difensivamente le ultime due partite abbiamo fatto anche bene, ma in attacco, ragazzi, non nascondiamoci, c'è più di qualche problema. Cuffia addosso, Giuseppe Meazza, Milan contro Inter. C'è Darmian sulla sinistra, il che meglio di Gosens e Perisic, c'è sicuro. Soprattutto non c'è Lukaku, c'è Correa, quindi diciamo che soprattutto gli 11 titolari, ragazzi, questa è l'Inter dell'anno scorso. C'è una qualità da zone di merda. E poi rosso nero. Battiamo noi. Per Giroud. Bravo Kalulu! Regala la palla a Lautaro Martinez. Ancora Lautaro che combatte. La fortuna c'è Bennacer. Dai Leao. Dai Leao. Leao può andare fino in fondo, palla sul mancino, il tocco. Dentro! Messias! Scarletto! Tira cazzo! Tira! Ha spostato il pallone sto scemo. È importante non abbia tirato Messias, quello gli va detto. Vai, giallo e giallo Dumfries e Teo. Grandi, grandi, cioè hai tirato il mio mulino, coglione Teo. No, Kalulu, che errore di merda. Ed ecco qua la palla per Çalhanoğlu, meno male Correa ha tirato un... Meno male Correa ha passato un brodaccio. Palla per lui. Brozovic, di lì lui tira. Anche Barella tira. Barella gira su Dumfries. Dumfries crossa dentro, Brozovic! Tonali angolo. Il calcio d'angolo l'aveva costruita benissimo l'Inter. Mi hai tolto le parole, costruita perfettamente con calma e pazienza. Ragazzi, 14esimo minuto, non stiamo giocando bene, o almeno non stiamo neanche giocando malissimo, ma eravamo partiti meglio. Vabbè, palla di Calabria per Messias, detto per detto. Messias fa il giro tondo, casca al mondo, torna a Darmian, la palla ovviamente esce. Ma porco, ma porco. Capitali importanti anche da altri contesti. Leao va dentro verso Giroud, traversa Carletto, fallo, traversa, cross di Leao. Chi è stato? Forse Bastoni, che se l'è messa sulla traversa. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, ragazzi, siamo andati vicinissimi. Magari Giroud non l'avesse spinto, se la sarebbe tirata in porta davvero. Messias, bella per Carletto, siamo in parità numerica. Leao, 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 Handanovic era angolato, non era forte. Forse parata un po' più semplice di quel che potesse sembrare. Non vorrei, ragazzi, fare lo stesso errore che si è fatto con l'Atalanta, fare un inizio bello, propositivo, dove quasi arrivi al gol, che già due volte e mezzo ci siamo arrivati, l'abbiamo annusato il gol. Poi fai una cagata, ti va bene, ne fai un'altra, prendi gol. Calabria Messias, ma come cazzo la stoppi la palla, zio? Darmian può spazzare. Non è un professionista, è preso dalla strada, dai. Quest'oggi per Skriniar, per tantissime squadre. Palla dentro, gol dell'Inter. Brozovic, gol dell'Inter. Già visto da come è partito. Immagine difensiva che si è aperta in casa Milan. Un applauso alla nostra difesa. Un grandissimo applauso alla nostra difesa, ragazzi. Guardate qua, guardate qua. Tomori a centrocampo. Tomori a centrocampo, Kalulu in compatatina. E si butta dentro a fare un grande. Avete capito? È quello il problema. L'Inter sta gestendo palla a centrocampo. C'è Kalulu e Tomori a centrocampo. Mi dovete trovare l'utilità di questo. Però quando Adri parla, quando Adri dice abbiamo preso due gol da due difensori dell'Udinese, ma è calcio d'agosto, ma è la prima giornata, ma bisogna essere in forma, ma è caldo, ma quello gli è nato il bimbo, ma quello gli è morta la mamma. E io dico, ragazzi, facendo così, poi quando arrivi a queste partite a fare una dormita difensiva non ci vuole niente e non capisci un cazzo. Trac, questo è un gol che se c'è un po' di testa sulle spalle non prendi. Si gioca. Capito? Avete capito che per il terzo derby su quattro
perché uno è finito 0-0 ci troviamo sotto? Vi siete resi conto di questa cosa? Leao dentro Calabria! Sì, vabbè, però che cazzo! Il secondo Leao. Palla profonda, c'è dentro verso Giroud, si gira! Fuori. Allora, quante volte dobbiamo tirare per fare gol? Messias dentro verso Leao, la passa a Skriniar. Capito? La passa a Skriniar. Palla a metà strada. C'è una cosa sbaglia. Tonali. C'è Leao. Rafa! Grazie Ciala! Raffaello sinistro! Sbagliato perché... Grazie Ciala! Precedente tale non... Andiamo! È incazzato Ibra, oh! La tocca Andanovic, come vedete, ma non... L'avevo detto che con un po' di cazzimma questa Inter la buchi! L'avevo detto! L'avevo detto che con un po' di cazzimma in porta ci arrivi! Interista vaffanculo! Interista vaffanculo! Si può? Si può? Queste giocate ok, si può. Tonali cerca la profondità. Bella. Giroud! Bastoni! L'ha toccata Bastoni, se no ai piedi a X. Io mi auguro l'abbia toccata Bastoni. Era anche regolare. Vabbè, l'avessi lasciato a Messias, se sarebbe finita peggio. No, non l'ha toccata Bastoni. Appunto, ha ragione il tecnista, dobbiamo incrociarla meglio. Grazie Brozovic. Tonali, che mozzarella di merda, zio! Eri solo, è incredibile come eri solo. Teo! Ancora Teo! No! Palla alta, indiavolato il Milan in questa fase di gara. Sì, perché sono posizionati bene e sono pronti. Era anche scesa benissimo. Ma col mancino. Va bene a Serra. De Ketelaer solissimo. Primo palo. Palo recuperato. Datevi da fare, De Ketelaer. Giù in area. Punizione. Giallo. Di lì, quella punizione lì potrebbe fare male. Soprattutto se la batte Tonali o Teo. Mi raccomando, battetela bene. Ecco, se non dovete fare gol, battetela in un modo che non possa partire un contropiede. Teo Tonali. Tetto. Come le frecce della macchina. Tetto. Parte Tonali. Barriera piena. Entra il muro. Bennacer, vabbè, ciao. Prova a coordinarsi. Ci avete fatto aspettare sta punizione come se fosse un rigore. Battevo meglio io. Bella Leao. Leao, salta a scrivere Leao. Leao. Palla che resta. La prospettiva di merda. Bennacer. L'intervento perfetto di Bennacer. Bennacer, che voglia su Çalhanoğlu. Ma non ti puoi allungare la palla! C'è il difensore a 5 metri. Te l'allunga. Con anche compagni liberi da Toro Martinez, angolo per l'Inter. Isma, sveglia. Uno di recupero, dai che fischia. Fine primo tempo. Ragazzi, se l'Inter gioca così, tu ne devi approfittare. In parte ne hai approfittato perché l'hai rimessa in piedi dopo un errore difensivo che veramente ti fucilerei vivi. Però almeno abbiamo rimessa in piedi, speriamo nel secondo tempo. 13 tiri nel primo tempo, abbiamo fatto un gol solo. No buono. Allora, l'unico cambio che, a dire la verità, l'Inter può fare in meglio è Darmian fuori e Di Marco dentro. Vogliamo anche dire Correa fuori, Giacomo dentro? Dai, diciamolo. Palla loro. Da Carletto, su rimessa tra di Calabria a un metro, non c'avevi nessuno. Wow. Buono Messias. No, che cazzo. Che cazzo vai? Dove cazzo vai? Ma da dove t'han preso? Era partito Calabria senza nessuno. C'avevi due soluzioni centrali. Giroud se l'ha proposto. Ma porca puttana, ma perché? E io che pensavo dopo Suso di aver risolto la cosa. Ma vaffanculo. Calcio di punizione, ci va Tonali dopo Benna. Giroud fuori di nulla. Io non lo so, ma facesse gol Hernandez quanto li faremmo rosicare. Mamma mia. Bastoni Messias che ovviamente si fa bruciare. Ovviamente si fa bruciare. Correa. No! Non è
schifo. Di decretelare e dunque punizione, cioè, no, punizione dell'Inter dal limite, io vado via. Punizione dall'Inter, ci va Brozo, anzi ci va Çalhanoğlu, vado via. Bastoni Darmiana 2, l'errore di Messias che si fa passare. E poi Correa poteva tirare, già che tira Correa è tutto un programma. Poteva tirare Correa, ragazzi, aveva due uomini davanti, da Tonali e Tomori. Se non fan gol, pregate veramente tutti i santi. Questo è un rigore un pochino più lontano per Çalhanoğlu. Possibile sia più teso per una punizione che per un rigore, ragazzi. No, non esiste, non esiste. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu col destro. Barriera. Ho patito più adesso che per il rigore del Sassuolo. Cioè, vi rendete conto? Vabbè, ha scelto la potenza, per fortuna. Ha distrutto Bennacer. Ma la dobbiamo colpire adesso. Milan riparte subito, in queste occasioni. Attenzione. Ancora Leao. Leao. Dentro. Giroud. Oliviera. Oliviera. Ancora lui. E tira fuori sta lingua. E tira la fuori, Oliviera. E tira la fuori, cazzo. Ed è una situazione che sembrava in sinistro. Lemme nell'angolo. Difesa dell'Inter ferma. Oliviero nostro, ancora in rimonta a noi! Ancora in rimonta a noi! Teo, per Leao, palla dentro! Debray fermo! La vede dall'ultimo Handanovic perché è coperto da bastoni, credo! E gol di Oliviero, ancora! Adesso non facciamo i coglioni, vediamo di non fare tutto quello che abbiamo fatto! Io vi prego! L'importante era andare avanti. L'abbiamo fatto. Adesso, più lontano che può, deve arrivare. Adesso 50% cerca il terzo. 50% gestiscila. Dall'ottimo intervento di Giroud che favorisce il recupero di Messias. Messias bella per Leao, una palla messa bene, c'è Tonali, c'è Giroud. Leao, Leao. Tocco in mezzo. Bassa, Messias, bastoni. Bastoni riesce comunque ad alzare questo pallone. Io penso che indipendentemente da come finisce questa partita, l'Inter a bastoni gli deve dedicare lo stadio. Giuro, non sto scherzando. Quando gioca il Milan si chiama Giuseppe Meazza, quando gioca l'Inter si chiama stadio Alessandro Bastoni. Mezz'ora, ragazzi. Dentro Giroud, Leao, Leao, non far cazzate, Leao, 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 Leao. Andiamo Rafa, Rafa, Rafa. Entra Rafa. Rafa! Giocata incredibile! Rafa! Rimandali nelle fogne, Rafa! Piangi, merda, di Inzaghi! Piangi! Piangi! Rafa! Assist di Giroud! 3-1! Fuori Carletto, dentro Brahim Diaz. Io avrei fatto entrare la drip, però. Mi dispiace per quel gol fatto dall'Inter, perché è stato veramente un errore pazzesco della nostra difesa. Ma qui, ragazzi, cioè, ne dovevamo prendere 54, eh. Entra Dzeko per Correa, entra Di Marco per Darmian sicuro, entra Mkhitaryan anche. Fuori Barella! Fuori Barella, fuori bastoni. Ok, metterà Di Marco centrale, metterà Mkhitaryan per Barella. E secondo me ci perde l'Inter, perché magari poi fa gol ma ci perde. E Dzeko per Correa, l'avevo già detto all'intervallo che l'avrebbe fatto. Ok, i migliori in panchina l'Inter li ha finiti. Apertura verso Darmian. Uno contro uno possibile con Calabria, il tocco per Mkhitaryan. Attenzione all'Inter. La mette in mezzo, palo, gol. No. No, 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 no. Dzeko, palo interno. L'avevo detto di aver paura di Dzeko. 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 Anche gran culo sto gol, eh. Anticipato Tomori. Ramo sul 3-1, si stava gestendo benissimo. E adesso se la pareggiano, ragazzi. Bene, bene. 23 minuti. 23 minuti adesso. 23 minuti di sofferenza pura. Adesso Dzeko attacca con 4 uomini. Dzeko, gol dell'Inter. Gol dell'Inter, Lautaro Martinez. Gol dell'Inter. Maignan. Maignan. Si supera Maignan. Non l'ha toccata Maignan, zio, non l'ha toccata. Comunque anche chi
chi è in vantaggio. Cioè, ma perché dobbiamo... Siamo sul 3-1 al 65esimo, ci dobbiamo complicare la vita così. Poi gli interisti vengono da noi. Ma guarda che ti fa Inter. È ansioso. Perdi 10 kg ogni partita. Certo, hai ragione, Fra, hai ragione. Tocco verso Darmian, palla verso Darmian dentro. Maignan. Alza la testa. Dumfries, Lautaro, Maignan. Basta! Basta! Eravamo 3-1! Eravamo 3-1! Basta! Basta! Eravamo 3-1! 3-1! Non hanno fatto tiro in porta prima del gol! Entrerà Selemakers, fate voi! Entra Origi per Giroud. Entra Selemakers per Messias. Non si cambia meglio. 17 alla fine. Con qualche rischio. Leao! No, la palla va data via, Leao! La palla va data via, Leao! Maignan coi piedi! La palla va data via, Leao! La palla va data via! La palla va data via! Perché se si prende gol son cazzi! Se si prende gol son cazzi! Çalhanoğlu! Lautaro Martinez! Di Marco! E se si prende gol son cazzi! Son cazzi grossi! Son cazzi grossi! Salti un uomo! Salti due uomini! Il risultato è in bilico, passi la palla. Passi la palla. Non c'è cazzi. Che sia Selemakers, che sia Bakayoko, che sia Traoré, che sia tua madre, che sia tuo cugino che non ha mai giocato a calcio in vita sua, tu gli passi la palla, capito? Mi sembra di vivere il derby del 2016, quello che Perisic pareggiò al 95esimo e poi al ritorno abbiamo fatto vendetta, che dal 70esimo poi non ci hanno lasciato respirare. Ancora Dzeko, nel vivo del gioco ha servito Çalhanoğlu da fuori, Maignan. 14 minuti. Io il secondo gol posso anche capirlo, che abbiamo preso, ma il primo. Attenzione, va giù. Giocatore dell'Inter. Si gioca. Mamma mia, Lautaro, che pagliaccio che sei. Non ti sfiora, chiami la gomitata, ma. Fa l'intervento di Darmian. Ah, ora che però l'Inter ha ripreso palla, Lautaro sta bene, no? Origi, c'è la nuova blu. Origi, c'è Leao, dagliela. Ti prego, ti prego. Dagliela! Passala! Già mi stai sul cazzo! Hai giocato 20 minuti in totale da inizio campionato! Già mi stai sul cazzo! Già mi stai sul cazzo! Selemakers, c'è Leao largo. Eccolo. Uno contro uno con Leao. Ancora Leao. Leao, ma se gli fai la finta di corpo, Skriniar ti riprende. È lungo, è piazzato. Skriniar ti riprende. 8 e mezzo più recupero. Pobega. Pobega e Kier. Dentro anche Kier. Buona gestione adesso. Buona gestione. Mi piace così. Mi piace così. Fernandez, Brahim Diaz, Origi. C'è Selemakers, Origi. Ma perché vuoi fare tutto da solo? Hai un campionato intero per segnare, Fra. Hai un campionato intero. Ci sono ancora 33 partite di campionato dove puoi far gol. Non ti impuntare oggi, no? 4 più recupero. 5 di recupero, porca puttana. Il lavoro da parte di Brahim Diaz. Il duello con Di Marco. Brahim Diaz, bello, c'è Origi dentro. Palla dentro, Leao. Leao, no, ma c'era Pubega lì. C'era Pubega lì. No, un'occasione. E ragazzi, ogni palla che gli regali a sti qui è... bollente. 2400 gradi di palla. Se pareggiano, ragazzi, una grossa figura di merda. Dov'eri Kalulu a prendere Di Marco? Tra Di Marco, Origi, ancora Di Marco. Ragazzi, è incredibile. Grande Maignan. 90esimo adesso, 5 di recupero, andiamo, dai. Gossens. Colpo di testa. Tomori. Mkhitaryan fuori. Col destro, si era coordinato bene Mkhitaryan. Palla che esce. Vabbè, la stava seguendo Maignan, però manca praticamente un minuto. Ultima azione. Brahim Diaz, è nostra. È nostro Brahim Diaz. È nostro Brahim Diaz. È nostro Brahim Diaz. Origi, Origi. La butta fuori. Palla alta. 90 fischia! Minuti. Handanovic prende il pallone, l'arbitro controlla il cronometro. E andiamo! E andiamo! Più parlano e più ne si vince! E andiamo! Grazie!
Grazie, Ciala. In 6 minuti con Giroud un pensiero a te. Poi la scossa di Ci vediamo 3-2, le per l'esordio in Champions League. Bacioni.